Ben ritrovati con un'altra puntata imperdibile di Amici a Quattro Zampe TV Edition. Come vedete non sono sola nemmeno oggi, perché Stellina non manca mai, ormai è diventata la nostra mascotte, e non mancano nemmeno i nostri esperti pronti per darvi dei consigli utili su come crescere al meglio i vostri amici animali. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di adozioni, di come scegliere il cucciolo ideale. Io non l'ho ancora scelto. E voi? Beh, non ditemi che siete già in crisi per i piccoli problemi che state incontrando in questa convivenza. Non temete, c'è il nostro Paolo. Andiamo! Grazie per la fiducia, Chiara, grazie mille. E dico figurati a tutti gli amici a casa non perdersi d'animo, lo dico soprattutto a Luca da Treviglio che ci manda questa mail. Stiamo per imbatterci in una cosa bellissima, facciamo tesoro di questi primi giorni, perché sono i più belli sotto certi punti di vista. L'inizio di un'avventura. L'inizio di un'avventura, l'inizio della convivenza, mi piace tanto questa parola. Luca, cosa diciamo a Luca e Chiara? Innanzitutto, i primi accorgimenti che devi fare non appena queste quattro piccole zampette e questa codina entrano nella tua casa è quello di farlo sentire a suo agio. Quindi la prima cosa chiara che va fatta è quella di dargli un bel giaciglio che deve essere, che il cagnolino deve individuare come sua cuccia, preferibilmente lontano dai luoghi di forte passaggio, che può essere un corridoio, vicino alle porte d'ingresso, vicino alle finestre, un angolino tutto suo, e lì sarà il suo giaciglio. Dopodiché bisogna anche identificare un posto dove il cane mangia. Questo lo sceglieremo, può essere non distante dal suo giaciglio, può essere in cucina, può essere sul balcone, può essere dove vogliamo, alcuni lo fanno in bagno. Ma l'importante deve essere è che lui abbia dei punti di riferimento. Bravissimo, guardate che abbia dei punti di riferimento. Altra cosa, ovviamente, quando è molto piccolo, è dargli anche uno spazio dove poter fare i suoi bisognini fisiologici. Ma non dimentichiamoci, Luca, che tu dovrai, ne abbiamo già parlato, dovrai